oggi ci sono, non ci sono bandiere politiche innanzitutto, ma ci sono cittadini che sfilano, che dicono al governo italiano e non solo che siamo stanchi di questa strategia che prevede solo un'escalation militare, vogliamo un negoziato di pace, faticoso da costruire, ma dobbiamo farcela. E si leva forte questo grido dalla maggioranza silenziosa del paese. Per quanto riguarda l'invio delle armi, il ministro Crosetto ha preannunciato che sta preparando un sesto invio. Bene, noi gli diciamo, visto che è stata votata una risoluzione che impone al governo di avere un confronto in Parlamento, non si azzardi questo governo a fare un ulteriore invio di armi senza venire a confrontarsi in Parlamento. Chi vuole manifestare per la pace ben venga, poi se qualcuno pensa di farsi una piazza alternativa, non ho capito se per la pace o per la guerra, si chiariscono le idee. Il negoziato di pace va condotto con la forza di tutta la comunità internazionale, non possiamo, ovviamente saranno protagonisti i paesi direttamente belligeranti, ma non possiamo affidare solo a loro e alla loro bontà di definire termini e condizioni di questo negoziato. L'importante è arrivare a una soluzione credibile, solida e duratura. Quando c'è stato questo conflitto, nessuno ha pensato che l'Ucraina dovesse essere abbandonata solo a se stessa. Quindi responsabilmente abbiamo sempre, dall'inizio, non ci siamo dichiarati indifferenti o equidistanti. Il momento ha sempre ritenuto che l'Ucraina agisse nel perimetro dell'articolo 51 della Carta dell'ONU. Però dovete capire che questa strategia non sta portando a nessuna soluzione se non a un'escalation.